La normale non necessariamente né il corso ordinario, ovviamente, ma nemmeno il perfezionamento preparano alla carriera accademica. Anzi, possono essere può essere appunto un momento di studio, di ulteriore riflessione su quello che uno poi vuole fare nella vita. E per me è stato questo, perché poi io non ho fatto la carriera accademica, ho fatto la regista, per cui però in realtà io ho deciso di fare la regista durante il corso di perfezionamento e l'ho deciso grazie a stimoli ricevuti sia da professori, in particolare per me è stato importantissimo Piero Cudini, che mi ha dato, a parte che lui faceva dei corsi di letteratura contemporanea che erano sempre al confine con il cinema, per lui avevo preparato un seminario su Pasolini, e quindi ho cominciato a studiare cinema, insomma, con lui. E poi, comunque, con lui avevo avuto la possibilità di parlare delle mie passioni, dei miei desideri, dei miei sogni. Ecco, era un professore molto, molto vicino a quello che noi eravamo come esseri umani, era molto attento a questo aspetto qui, e questa è la cosa più bella che poi appunto puoi avere in normale perché sei in pochi, sicuramente.